come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo nel cuore del messaggio cristiano. Celebriamo l'inizio della Settimana Santa con il brano del racconto della passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Scelgo tre brani brevi del racconto della passione. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Gettesemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Gesù nel pretorio. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa, lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: salve re dei giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. E subito dopo uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ho scelto questi tre brani del racconto della passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo, cari fratelli, per comprendere un po' tutto quanto questo quadro. Nostro Signore si consegna volontariamente alla morte. Dicevo che il racconto della passione in questa celebrazione della Domenica delle Palme ci introduce nel cuore del messaggio cristiano. Il racconto della passione ci deve portare a riflettere maggiormente tutti quanti sul fatto come noi siamo stati graziati, salvati. Mi viene in mente il confronto con il popolo di Israele quando si trovò nel deserto per il fatto che disubbidiva all'alleanza, erano sorti dei serpenti velenosi e quanti venivano morsi dai serpenti morivano. Quando poi intervenne Mosè ha chiesto a Dio di liberare da questo flagello, da questa piaga il popolo, è Dio che ordina a Mosè di costruire un serpente di rame per appenderlo su un'asta nel deserto, perché quanti venivano morsi guardando quel serpente di rame venivano guariti, e così avvenne. Ora, cari fratelli, noi in quel segno abbiamo adesso la realtà, è il Cristo che muore sulla croce
e dalla croce noi veniamo guariti. Ho desiderato leggere tre brani che ci mettono davanti il Cristo in tre momenti differenti ma conseguenziali. Gesù nell'orto degli ulivi, Gesù nel pretorio davanti a Ponzio Pilato, Gesù sulla croce. E nell'orto degli ulivi Gesù che soffre, Gesù invece nel pretorio che piange, e Gesù l'ultima, la terza scena, la terza icona che siamo chiamati a guardare, in croce che muore. Gesù che soffre. C'è il filosofo Pascal che ha detto così: Cristo è in agonia nell'orto degli ulivi fino alla fine del mondo, non bisogna lasciarlo solo. Siamo chiamati anche noi a vedere in questa scena dell'orto degli ulivi, cioè quando Gesù triste si inginocchia, prega il Padre, chieda perché se è possibile lo liberi dal momento della prova, però si compia sempre comunque non la sua ma la volontà del Padre, è un Cristo abbastanza sofferente. E Pascal ci ricorda: non bisogna lasciarlo solo fino alla fine del mondo. Pensiamo dove c'è il mondo della sofferenza, tutte quelle persone che soffrono situazioni di disgrazia, di malattia, dovunque c'è un essere umano che soffre, cari fratelli, che lotta con la paura, con l'angoscia, ecco, siamo chiamati a stare vicino, a vegliare. Siamo lì anche noi chiamati a compartecipare al mistero della sofferenza del Cristo. Ogni qualvolta ci saremo comportati in questa maniera, l'abbiamo fatto veramente a Gesù. Possiamo fare quindi qualcosa per Gesù che agonizza ancora oggi. C'è la seconda scena, anche questa drammatica, dolorosa: Gesù dinanzi al pretorio, quando viene schernito, beffeggiato, gli viene messa la corona di spine e il mantello e si prendono beffa di lui. Anche in questa seconda icona vorrei proprio sensibilizzare me e ciascuno di voi a ripetere quelle stesse parole del filosofo Pascal: non bisogna lasciarlo solo. Gesù è triste. C'è un bellissimo quadro di un autore fiammingo che è del XVI secolo che ci rappresenta questa scena del pretorio. Si vede particolarmente una corona che è stata posta lì, dipinta sul capo di Gesù, dove ci sono ancora delle foglie verdi. Ma la cosa più impressionante è il fatto che lì scorrono queste gocce di sangue che si mescolano con le lacrime di Gesù. In questo quadro abbiamo la riproduzione, se vogliamo, di questa scena del Vangelo che abbiamo ora ricordato. Gesù piange. Piange perché? Piange perché non è stato compreso, perché non è stato conosciuto per come lui veramente è, per quello che lui veramente è. Come aveva pianto poco tempo prima, pochi giorni prima, alla vista di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Anche qui è nel pretorio che dobbiamo stare vicini a Gesù fino alla fine del mondo, ricordando tutti i torturati, tutti gli ammanettati, ieri e oggi, direi colpevoli e non. È la testimonianza del servizio della carità che siamo chiamati a praticare a fianco a ogni nostro fratello che piange.
E in ultimo c'è la terza scena, Gesù sulla croce. Abbiamo sentito proprio come Gesù arriva al Calvario, viene inchiodato sulla croce. E Gesù che formalizza quel dolore che sente in sé, proprio perché privato dall'affetto da tutti e da ognuno. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Pensiamo anche qui al Cristo che continua a soffrire, a un Cristo che è presente in ogni emarginato, in ogni condannato. Si racconta una scena drammatica del campo di concentramento nazista, quando tra i condannati ce n'è stato uno che fu impiccato, e mentre veniva impiccato altri due condannati che stavano a guardare, uno di questo ateo diceva all'altro suo compagno di sventura che era un credente, provocandolo, e disse così: dov'è il tuo Dio? E l'altro, con il cuore spezzato, rispose immediatamente: è lì, in quella corda, in quel nostro fratello che viene condannato. Ecco, il Cristo continua ancora oggi a soffrire e a morire con ogni uomo che si trova in questa situazione. C'è nel brano del Vangelo quella scena finale molto bella, che è rappresentata da Giuseppe di Arimatea. Quest'uomo che si presta, che prende il corpo di Gesù e che offre anche la sua tomba scavata nella roccia. Potremmo noi in questa Settimana Santa prendere questo esempio di questo discepolo di Gesù, essere solidali, vicini alle persone che hanno di bisogno. È la nostra risposta che possiamo dare al Cristo che manifesta tutto il suo amore all'umanità. Ogni qualvolta ci prendiamo cura, ogni volta che fasciamo le ferite, ogni volta che ascoltiamo la persona desolata, ogni qualvolta diamo una parola di speranza. Ma ricordiamoci che anche ai piedi della croce c'è Maria Santissima, la Madonna. Mi piace concludere con quel dialogo che c'è scritto in una icona della Vergine Santissima nel Duomo di Spoleto. Mi ha colpito quella frase che ho visto in questo quadro. C'è un dialogo tra Gesù e la Madonna. Che chiedi, o madre, dice Gesù? E lei: la salvezza dei viventi. E Gesù: mi provocano a sdegno. E la Madonna: compatiscili, figlio mio. E si conclude quel dialogo: ma non si convertono. E la Madonna risponde: e tu, salvali per grazia. È così, cari fratelli, che siamo stati salvati. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del